cioè 3 ore e mezza della mia vita buttate, cioè non mi capitava di dover stare così seria per così tanto tempo dai tempi delle ripetizioni di matematica. Alice, che cosa ti aspettavi da una riunione condominiale? Non so. Ma cosa c'entra già? Ma guarda che si trova sempre il modo di ridere delle cose, no? Hai letto il costo del preventivo dei lavori straordinari o no? 40.000 euro, che cosa c'è di comico? Ho capito già, ma devi ancora dividere per i millesimi, cioè cosa vuoi che faccia? 40.000 diviso 1.000 cos'è? Due aperitivi fatti bene. Dice, spazza la piano che ammazzi gli ultimi neuroni. Piano. Ma che poi scusa, Gemma, ma chi è che era tutta quella gente attorno al tavolo? I vicini di casa. Cioè, tutti? Alice, hai fatto caso che settimanalmente i sacchi della spazzatura si riempiono? Pensavi che fossero i gatti randagi che fanno la differenziata? Semplicemente non mi aspettavo che ci fosse tutta quella gente nel palazzo. Poi è colpa mia se qua sembra capitare nel palazzo delle spie, non si fa mai vedere nessuno. Cioè, anzi, se uno sente il rumore di una porta che si apre, subito si va a rifugiare nell'ascensore. Scusa, Questi qui sono i contro di vivere nella Big City. Perché se noi vivessimo in un paesino, questa cosa qui non avverrebbe. Perché la gente si conosce, si parla, si invita a cena. Qui uno non c'ha neanche il coraggio di sale al vicino di casa. No, ma sai perché? Perché se uno poi va dal vicino e dice scusi sale, poi magari poi malinterpreta e si autoinvita a casa tua. Ma chi ti vuole? Ma scusa, c'ho tutta la casa sporca. Avete sentito? Lei si preoccupa del giudizio di uno che non conosce neanche. Ma cosa urli, cosa? Ma non hai sentito cosa ha detto quella del piano di sotto? Che dice sempre che sente tutto quello che facciamo, sente sempre i bambini che corrono. Ma è normale, i bambini giocano e corrono. Sì, e sente anche i bambini che saltano. È ovvio, perché uno dei due ha vinto, quindi salta per la gioia. Ma infatti lo ha anche chiesto, ma lei da piccolo non urlava mai. E lo sai cosa mi ha detto? No. Che urlavo alle 10 di sera, mio padre mi tirava un ceppone. È bella educazione basata sul terrore. Sì, ma dai, ma si può dire così a due genitori? Ma dai, ma questo qui è... Questa è istigazione a delinquere. Infatti, mi è quasi venuta la voglia. Ciao. No, di dargli a lui i cepponi. No, ma che poi scusa Giamma, ma il Marcuzzi, cosa? Cioè quello lì del secondo piano, no ti prego, cioè che ha fatto tutta la riunione a lamentarsi perché c'è sempre l'ascensore sporco e poi prima cosa ha fatto? Sono andato giù a portare il cane, era lì che rientrava con i sacchetti dell'umido che sgocciolavano sul pavimento. Ma c'è l'ascensore che è una schifezza, pezzi di plastica, i peli dei cani, i filtrini, ma se vedi che ti è caduto un filtrino, ma buttalo, no? Che schifo. Ma guarda, sai cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe un addetto delle pulizie dell'ascensore. Guarda, come abbiamo uno che pulisce le scale tutti i giorni? Cioè, che cosa ci vuole a pulire anche l'ascensore? Ma già, mamma, evidentemente soffre di claustrofobia. Ma l'ascensore non è che lo pulisci dal primo al quinto piano, lo puoi pulire anche da fuori, blocchi la fotocellula e lo pulisci, hai capito? Già, ma tu non puoi obbligare la gente a fare quello che non si sente di fare, Quanta incuria. Sì, come quella del quarto piano, che annaffia i fiori così l'acqua sgocciola piena di terra prendendo in piedi la carota bianca appesa fuori dal secondo piano, come me la chiami? Mira, la chiamo Mira, cioè va che è difficilissimo, con due piani di mezzo, cioè riuscire a beccare esattamente la difficile, devi anche tener conto, non so, del vento. Sì, dell'inclinazione del palazzo. Non è facile. Certo. Quanti colpi di spazio che ti sei data. Meglio? E comunque le cose andavano molto meglio se la gente si conoscesse, si parlasse. Invece è tutto fatto, è pensato per allontanarci. Ad esempio sul citofono non ci sono mica i cognomi. No, i numeri, gli interni. Cos'è? Cosa mi risponde il pancreas? Interni. Ma già, ma questa qui è la privacy. Bravo. C'è talmente tanta privacy al mondo che finiremo per non cagarci più. Ma questo qui è un concetto bellissimo. È molto profondo. Avremo così tanto rispetto e paura di infastidire il prossimo che non gli parleremo più. Meno male che poi ci sono i giovani che vanno a fare gli Erasmus, coinquilini da ogni parte del mondo, milioni di persone. E lì sì che ti si apre la mente. Che fatica, A Netanya, a Barcellona, con 3 olandesi che ti passano davanti in tanga intanto che bevi il caffè. Che fatica. Cioè lì speri di sfondare la privacy. Cioè, ma scusami, perché tu hai fatto l'Erasmus? No, ho fatto il chierichetto. A Barcellona. Alla prossima riunione dico che mi prendi per il culo. E pensi che qualcuno si lamenterebbe di questo? No, perché c'è troppa privacy. Giusto. Spazzola, va. Perché?